Calmati, palla di pelo, il tuo Kerry è quasi pronto. Che brutta fine ho fatto, servire cani. Com'è caduta in basso la Mondo 3? Buongiorno, sole. Almeno tu hai un futuro radioso davanti, a differenza della Mondo 3. Il mio terminale. Ci mancava anche questa. Chissà se Yahoo, Mr. Match e Maddie hanno lo stesso problema. Non capisco. Come diavolo è possibile che i nostri pet si siano rotti tutti insieme? Senza i nostri terminali non abbiamo nessuna speranza di ricostituire la Mondo 3. È proprio in momenti come questi che mi viene quasi voglia di tornare a lavorare per la Grave. Non sei affatto spiritosa. Aspettate, il mio si sta riaccendendo. Vedo un'immagine. Sta diventando più nitida. È Mr. Wily! Se state guardando questo video, c'è soltanto una spiegazione. Significa che io, Mr. Wily, capo supremo della Mondo 3, non sono più al vostro fianco per guidarvi. Ovviamente questo è un video che ha registrato prima di sparire. Forse contiene le sue ultime istruzioni per noi. Nessuno l'ha più visto dopo il Gran Premio numero uno. Anche se non sono lì con voi fisicamente, la Mondo 3 non morirà mai. E ora ascoltatemi bene. Ho inserito la mia intelligenza superiore e la mia conoscenza terrena, in altre parole la mia mente, in questo chip. Fino a questo momento è rimasto nascosto su un'isola del Mare del Nord, in un luogo che solo io conosco. Fino a questo momento. Ora andate a recuperarlo, così finalmente ci ritroveremo. E questa volta nessuno potrà fermarci. Mr. Wily! È tornato! La Mondo 3 sta per rinascere. Quel cane ha sentito tutto! Prendiamolo! Non facciamolo scappare! Non preoccupatevi del cane. La cosa importante adesso è recuperare il chip. Aveva un solo battleship, ma un altro ne trovò. Appena giunse qui in città, un uomo lo sfidò. Che male! Ma guarda chi si vede! Forse devi dirmi qualcosa, Rush? Come faccio a capirti, secondo te? Lo chiedo a Megaman. Puoi tradurmi quello che ha detto? Scusa, Len, ma non so parlare il linguaggio cybercanino. Perché non provi con Roll? Attenzione, volo 619, atterraggio autorizzato. Kerry a domicilio! Eh? Qualcuno di voi ha ordinato la cena? Brava, Maddie, hai avuto una grande idea! Come ex segretaria del signor Gauss, anche se non posso più autorizzare il decollo di velivoli, nessuno mi vieta di rubarli. Al diavolo l'alta tecnologia! Cosa sono tutte queste lucette? Beh, mi auguro che almeno tu sia in grado di far alzare questo apparecchio da terra. Credi che siamo ancora in tempo per fare l'assicurazione? Buona questa! Volete guidare voi? Stavamo scherzando! Come sei permaloso! Voglio darvi un consiglio. Sforzatevi di essere meno prevedibili. E a te auguro buon viaggio, fratellino. La Mondo 3 è tornata! Sì, e a guidarla è ancora Mr. Wily, che ha trasferito le sue facoltà mentali in un chip. Ah, deve essere un chip streaming sito. Dobbiamo assolutamente fermarli. Abbiamo già abbastanza guai con la Grave, non vi pare? Dobbiamo trovare quel chip prima che cada in mano a quelli della Mondo 3! Rush, tu sai dove è nascosto! Vediamo come se la cava! È lì, dici? Allora, cosa stiamo aspettando? Tutti ai vostri posti! È un ordine! Bene, aprire uscita 3! Azionare Ayano Jet! Partenza! Scusa, Yai! Ce l'hai una di quelle buste di carta? Ci siamo, signorina Yai. Tra pochi minuti atterreremo. Ehi, conosco quest'isola. La società di mio padre ci tiene delle attrezzature. Potrebbe tornarci utile.
Bene, a quanto pare quelli della Mondo 3 non sono ancora arrivati. Ma ricordiamoci di non abbassare la guardia. I sensori sono impazziti, siamo stati individuati. Che stai facendo, Conte Zapp? Io non c'entro niente, è l'elicottero. Il sistema di autodifesa si è azionato da solo. Spegnilo, spegnilo, prima che... Ehi, quello non è un aereo qualunque, è il jet della famiglia Ayano. Forse ci siamo. Ho le coordinate del punto preciso in cui si trova il chip. È proprio qui sotto. Allora scendiamo. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con Mr. Wily, anche se è solo un chip. Le grandi gesta della Mondo 3 passeranno alla storia. Laggiù, sempre dritto. Sotto la cascata? No, qui. Siamo pronti? Jack in! Lunga vita alla Mondo 3 e al suo capo supremo. È lui! È tornato! Guardate cosa sta succedendo all'acqua! Ecco il chip. Avevi ragione, Mr. Match. Ma... il terremoto? Stanno rubando il chip! No! Mi dispiace, Belly. Chi lo trova se lo tiene. Non vi permetteremo mai di ricostruire la Mondo 3. Carichi la trivella sul jet e ci riporti a casa. Sì, signorina Yai. Perché non cammina? Sembrerebbe rotta, signorina. Cosa? Len, che stai facendo? Non dovevamo fare la guardia all'aereo? Sì, ma deve essere successo qualcosa, visto che non sono ancora tornati. Dobbiamo attuare il piano B. Eravate voi su quell'aereo, vero? Dammi subito il chip. Dex, prendi! Molla l'osso, ciccione! Yai, tieni! Questo è mio! No! Tu le zampe da quel chip! E tu levami le mani di dosso, mocciosa! Scordatelo, brutta racchia! Non litigate, il chip è nostro. Urrà! Finalmente la Mondo 3 è tornata! Non è uno dei tuoi aerei, vero, Yai? È Mr. Gauss. Si mette male, ragazzi. Il nostro elicottero! Il mio elicottero, vuoi dire? Ecco l'uscita trionfale. Che esibizionista. Mr. Gauss? Ti trovo bene per essere una che ha tradito la Grave ed è tornata strisciando alla Mondo 3. Il dirigibile è il velivolo più adatto a un pallone gonfiato come lei. Il punto dovrebbe essere questo. Che ci fa qui? C'è chi gioca a golf, chi colleziona francobolli. Il mio hobby è emulare le gesta di Mr. Wily, un genio che ha avuto la brillante idea di conquistare il mondo attraverso la rete cibernetica, il cui unico errore è stato quello di creare la Mondo 3. Infatti pare che avesse un debole per i perdenti nati. Questo chip è l'ultimo pezzo che mi serve per completare la mia collezione su di lui. Grazie al suo intelletto contenuto nel chip e ai potenti mezzi della Grave, riuscirò a dominare il mondo attraverso la rete. E credi che nessuno ti fermerà? Tu no di sicuro. Puoi sempre ripensarci. Posso farti entrare nella Grave quando vuoi, dal momento che sono uno dei capi dell'organizzazione. Anche dopo tutto quello che è successo fra noi, sono pronto a farlo. Dimostrami che accetti. Portami quel chip. No, ormai ho chiuso con la Grave. Non parlavo con te, ma con mio fratello. Fratello? Sì, il più piccolo di casa, quel perdente nato di mio fratello Jack Zapp. Conte Zapp, no! Ma quello che ha detto è vero, Conte Zapp? Tu sei veramente suo fratello minore? Io non ci voglio credere! Mente, lo dice solo per prendersi il chip. Purtroppo no, magari fosse così.
Ricordo che quando ero molto piccolo, mio fratello maggiore Magnus, in seguito a una violenta lite avuta con i nostri genitori, scappò di casa e cambiò il cognome in Gauss. Diceva che lui non era un fallito, che voleva diventare qualcuno, e io la penso esattamente come lui. Io non sono un perdente nato, capito? Allora sali a bordo e vieni con me, visto che dici di non essere un perdente. Abbiamo un sacco di cose da fare insieme. Sì, sì, arrivo subito. Non puoi andartene con il chip. Non puoi tradirci così. Oh! Perdonatemi. Non può mettere quel chip nelle mani della Grace. Shh. Dobbiamo fare qualcosa. No, eravamo così vicini. Avevamo la vittoria in pugno. Il conte Zapp è veramente un perdente, come dice Mr. Gauss. No, invece ti sbagli, Maddie. Il conte Zapp lo ha fatto per noi. Se non fosse salito su quel dirigibile, Mr. Gauss ci avrebbe annientati. Se ha scelto di seguirlo, è stato unicamente per proteggerci. Meglio! Che è successo? Lei è salito sul dirigibile durante il decollo. Cosa vuol dire che hai cambiato idea? Consegnami subito quel chip! Io non... Fratello! Senza questo chip la Mondo 3 scomparirà per sempre. No, Magnus, non posso dartelo. Perché ti ostini a parlare della Mondo 3 quando io ti sto offrendo una grande opportunità? Quell'insulsa organizzazione è superata. Non ha più potere. Il futuro del crimine è nella Grave. Ancora non l'hai capito? Potresti avere una brutta sorpresa nel constatare che è esattamente il contrario. In questo caso il perdente saresti tu, fratellino. Jack, adesso mi hai stancato. Dammi quel chip o te ne pentirai amaramente. No. Mm? Dovrai combattere per averlo, Magnus. Mi stai sfidando? Sì, propongo un bel match elettrificante alla vecchia maniera della famiglia Zapp. Buona questa, Jack! Non farmi ridere! Ti illudi per caso di potermi sconfiggere? Proprio così! Un sistema di videosorveglianza. Len! Ehi, Len! Mi occupo io delle telecamere. Tu intanto pensa a trovare un posto per farmi accedere alla rete. Già fatto. Sarà un combattimento senza esclusione di colpi. Chi vince prende il chip. Se credi di vincere tu sei proprio un ingenuo. Ora basta. Sono stanco di sentirti sempre ripetere che sei più bravo di me. Jack-in! Alec-man! Connessione! Stai facendo il più grosso errore della tua vita. Jack-in! Magnet-man! Connessione! Mega Buster! Sorveglianti 1 e 2, fine sessione. Ho neutralizzato il sistema di sicurezza, Len. Vai! Spada elettrica! Ne ho abbastanza! Sfera magnetica! Non volevo combattere con te, ma è divertente. Sì, 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 sì. Vediamo se adesso avrai ancora voglia di ridere. Battle chip anti-elettricità e download! Sfera magnetica! Ti restituisco il regalo. No! Finora ci sono andato piano perché sei mio fratello, ma adesso finiscila una volta per tutte, Magnetman! È ora di staccare la corrente. Fa sul serio. Se non calcolo bene il tempo, stavolta sono spacciato. Carica! Signorina Yai, signorina Yai, sono arrivati i soccorsi. Presto, andiamo a chiamare Len. Raggio inceneritore! Sorveglianti 3, 4 e 5, fine sessione. Fatto, Len, via libera. Vai al prossimo livello. Onda elettrica! Magnete polarizzante! Basta, Jack, arrenditi! Non mi arrenderò mai!
Bingo. Che succede? Hai esaurito l'energia? Parla per te. Non riuscirai a sconfiggermi. Questa volta la vittoria sarà della Mondo 3. Mai aggiungerò il chip di Wily alla mia collezione! Elecman e Magnetman, fine sessione. Mi sono tornati in mente tanti bei ricordi. Erano anni che non mi divertivo tanto. È vero. Non ce le suonavamo così da quando eravamo ragazzini. Lo sai, Jack, sei diventato un degno e temibile avversario. Non solo per me, ma per chiunque. Sono orgoglioso di te. Il chip lo prendo lo stesso, ma ti prometto che non ti darò mai più del perdente. Che è successo? No! C'è un incendio a bordo! Siamo nei guai. Ehi! Hey! Salve! Addio! Len ha preso il chip! Mega Man, mi serve il tuo aiuto! Ho eliminato le guardie. Abbiamo problemi ben più gravi. Perché? Che succede? Dammi quel chip, tanto non puoi scappare! Se ci dai il chip, ti porteremo in salvo! Se lo dà a me, intendi dire! La mente di Mr. Wily ormai mi appartiene! Se fate un altro passo, lo butto in mare! No, ti prego, no! Non ci muoviamo! Mi avete salvato! Dov'è il chip? Oh! Tiralo su, io prendo il chip. Ehi, Mr. Gauss, non ha sentito cosa ha detto il conte Zapp. La scongiuro, mi aiuti. Oh, cavolo. Il chip è mio. Io l'ho visto per primo. Idiota, l'hai fatto scivolare. La colpa è anche tua. Fermalo, Jack! Forza, tuffati! Tuffati tu! Aiuto! Aiuto! Qualcuno vuole fare un giro insommergibile? Quanto costa il biglietto? Peggio di così non poteva andare! Concordo! Oggi abbiamo perso non uno, ma due grandi amici. Mr. Wily di nuovo. E adesso il conte Zapp. Anche se era un impiastro, mi mancherà moltissimo. Colpa mia! Hai fatto qualunque cosa pur di avere quel chip! Sei stato tu a voler combattere in rete, razza di perdente! Avevi detto che non mi avresti più chiamato così! Non ti ci sto chiamando, è un dato di fatto! È colpa tua! No, è colpa tua! Traditore! Perdente! Te la farò pagare! Provaci!